Filippo, questa è la mia rivincita, la mia rivincita, perché il meteorite di Odissea nello spazio, uno, il pensiero, il senso, la richiesta di senso. Allora, pensieri, oppure pensiero. Com'è? Cos'è nella madre eredità? Si torna a semplificare e unificare, o la semplificazione, diciamo, fa perdere profondità? Torniamo alla complessità. C'è una bellissima scritta, in cima al Teatro Massimo di Palermo, talmente importante che me la sono messa sul telefonino per evitare un errore di lettura. È stata posta lì all'inizio del secolo scorso, no, più o meno 100 anni fa, e c'è scritto in grande: vano delle scene il diletto ove non miri a preparare l'avvenire. Cioè, è assolutamente inutile l'intervento nel mondo della cultura quando non serve alla formazione delle generazioni future e quando non serve alla definizione dell'identità di una nazione. Questa dichiarazione aulica è stata negata negli ultimi 30 anni, perché abbiamo pensato a tutto: che il nostro patrimonio servisse a fare turismo, non ci siamo riusciti; che il nostro patrimonio storico servisse a generare posti di lavoro, non ci siamo riusciti; che il nostro patrimonio servisse a qualsiasi tipo di risultati nella vita sociale, fuorché a preparare l'avvenire. Credo che la scelta che va fatta nei prossimi anni sia proprio quella di riporre questo tema, scritto sul Teatro Massimo di Palermo, al centro e nella priorità delle nostre scelte nazionali. Solo se ritroviamo quelle radici che hanno fatto di noi ciò che siamo diventati, possiamo immaginare di reinventare un futuro. In fondo, noi qua sulla penisola siamo 4 gatti, siamo ormai meno di un epsilon dell'umanità. Una volta erano 5-6 miliardi, noi siamo 60 milioni. Siamo meno dell'1% degli abitanti del globo, eppure siamo un 1% che porta una responsabilità storica formidabile e che ha avuto la capacità nell'ultimo secolo di demolirla con una velocità e un'inconsapevolezza assoluta. Siamo partiti, eravamo all'inizio del XX secolo il primo paese turistico del mondo, siamo diventati l'ottavo, non è di per sé grave. Però eravamo allora ancora protagonisti di una storia, oggi non lo siamo più, abbiamo gettato la spugna. Cosa possiamo fare per riprendere in mano un destino passato che ha una forza formidabile oggi e che ci potrebbe dare oggi una capacità di competizione che non è naturale, ma che il mondo talvolta ci attribuisce, non sempre, ma talvolta ci attribuisce? Dobbiamo avere coraggio di ributtare l'attenzione sull'argomento e di prendere questa formidabile eredità storica, ridisegnarla nel suo esistente e proporgli un avvenire che sia di nuovo quello della scritta di Palermo, che miri a preparare l'avvenire delle future generazioni. Cosa vuol dire restaurare l'Italia? È restaurabile ancora l'Italia? Il paese più bello del mondo non lo è più. Allora eravamo più belli, eravamo anche fra i più poveri, devo dire la verità. Oggi siamo molto meno belli e per fortuna siamo anche meno poveri. Ma nell'essere meno poveri, questa perdita della qualità del luogo dove vivevamo, questa perdita della qualità anche della capacità di incidere, è una scelta definitiva o può essere l'antitesi, la tesi d'origine, e si può ipotizzare che nei prossimi 20-30 anni si ridisegni il paese? Credo che sia proprio questo lo scopo oggi di una forza politica che ha l'intenzione di incidere. Il paese è tuttora ridisegnabile. È tuttora ridisegnabile perché come l'abbiamo ridotto forse non va più bene. Come l'abbiamo ridotto a tutti appare essere una catastrofe. Possiamo noi immaginare di prendere questo formidabile paesaggio e di inventare un'operazione di urbanistica radicale che ne ridisegni le qualità profonde e storiche? Probabilmente sì. In un intervento recente sulla questione dell'Emilia-Romagna e del terremoto era venuto fuori un mio attacco all'orrore dei capannoni che hanno lordato quel paesaggio, e qualcuno mi rispose con seria intelligenza: è ovvio, c'è l'industria. Io gli suggerii di aprire Google Map e guardare la zona più industrializzata d'Europa, la Baviera,
e vedere che la Baviera ancora oggi è un'area del mondo equilibrata e esteticamente plausibile, mentre la nostra, lo dico a un qui a parenti emiliani, no? Mentre questa nostra area l'abbiamo demolita. Possiamo immaginare di rifare un paese, ridisegnarlo, immaginare i grandi premi di abbattimento per rifare un paese civilizzabile e civilizzato e un segno vero all'interno del mondo? Probabilmente sì, perché noi rimaniamo sempre ancora quell'epsilon all'interno dell'umanità del globo terrestre. E quest'epsilon che noi ci portiamo come nostra caratteristica nazionale contiene una serie di specifiche qualità che abbiamo troppo spesso dimenticato, che sono le qualità della nostra cultura, della nostra comunicazione, della nostra densità, della nostra abilità nel fare. Il nostro fare è la conseguenza della nostra storia. Se noi dimentichiamo questo rapporto naturale fra la nostra sapienza e il nostro passato, uccidiamo le forze di ciò che sarà il nostro avvenire. E quando sento ogni tanto l'utilizzo dei beni culturali come uno strumento volto solo a ipotesi turistiche, mi vengono i brividi. Se i miei pronipoti devono diventare i guardiani con un cappellino in mano del Colosseo, preferirei vederlo crollare domani mattina. Se il Colosseo deve servire a formare domani un mondo consapevole e competitivo, sono felice che il Colosseo ci stia. Allora, su questa questione di che cos'è il nostro passato, che cos'è la nostra capacità di agire oggi, cosa vuol dire oggi formare cultura, credo che la scelta sia fondamentale. Cioè, dobbiamo avere la capacità, la convinzione che in quel campo lì sta uno dei motori per fabbricare il nostro avvenire. Il nostro avvenire viene profondamente dal nostro passato, le qualità sulle quali noi dobbiamo contare per poter combattere ancora una competizione mondiale che sarà sempre più severa, che sarà sempre più stringente, bene, quelle qualità le troviamo in ciò che sapevamo fare, e ciò che sapevamo fare purtroppo l'abbiamo spesso dimenticato. Eravamo il primo paese turistico del globo terrestre nel 1905, siamo l'ottavo paese turistico nel 2005. Forse non è importante essere il primo paese turistico del mondo, ma ciò che è importante è ritrovare in quel passato e in quelle origini le qualità che dobbiamo utilizzare per formare la nostra capacità di agire domani. Il fenomeno della cultura, l'attenzione alla cultura, il nostro patrimonio storico non sono solo noiose questioni da conservare o impedimenti di sovraintendenze contro gli appetiti immobiliari o le voglie del fare di oggi. Sono le radici vere sulle quali possiamo formare un'identità profonda e un'identità competitiva. La competizione di domani sarà sempre più complicata. All'interno di questa competizione noi possiamo decidere nei prossimi anni se saremo protagonisti o se saremo semplici fanalini di coda. Io preferirei essere protagonista che fanalino di coda. Preferirei ritrovare in quelle radici le capacità e i segni di una formazione del domani. E credo che questa formazione del domani vada proprio ritrovata in una attenzione prima psicologica che concreta. Perché finché è solo concreta, non andremo mai neanche a porre le priorità necessarie per dire spendiamo di più in un campo che nell'altro. Non ha senso spendere se non è concepita come una necessità primaria. Questa è una delle nostre necessità primarie. Noi siamo ciò che siamo perché siamo ciò che eravamo e saremo domani ciò che eravamo in base a ciò che siamo in grado di formare oggi nell'identità delle generazioni che vengono dopo di noi. Abbiamo con distrazione guardato un passato formidabile, lo abbiamo maltrattato, abbiamo perso non solo i materiali, abbiamo perso i riflessi, che è più importante ancora che perdere i materiali. Spesso me la prendo contro quella definizione storica che noi chiamiamo il MIBAC, il Ministero dei Beni Culturali, perché è nato da un ibrido intollerabile che fu la mescolanza del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero ed una parte dei beni che appartenevano al tesoro. In questo incrocio non si sa bene se il bene sia culturale o se la cultura sia un bene. Preferirei riscoprire lì dentro un senso diverso, riscoprire che è nella nostra eredità storica che noi troviamo la forza per inventare un nostro futuro. In quell'eredità lì si forma la nostra identità e quell'eredità è prioritaria per fare della nostra identità uno strumento di autentica competizione. Immaginiamoci un'Italia che possa funzionare di nuovo, immaginiamoci che questa stanza nella quale ci troviamo, che fu all'avanguardia ieri, possa tornare a generare stanze che saranno all'avanguardia ancora fra un secolo. Immaginiamo di poter rifare un futuro.
fabbricare il futuro è possibile solo ed esclusivamente se andiamo alla ricerca seria delle nostre radici e se queste radici le consolidiamo con attenzione e le difendiamo. La difesa non è facile da fare, tutti tentano di demolirla, ogni interesse singolo va contro un interesse collettivo. Riaffermare l'interesse collettivo contro quello singolo è la vera priorità del nostro futuro culturale ed è su quello, se ci battiamo su quello, che potremo fare un paese che sta in piedi. Basta.